Buonasera a voi, scusate il ritardo, ma sono impegnative. Adesso sto tornando alla Camera per la votazione finale del decreto sicurezza e immigrazione. Guardi, allora, io me lo sono letto e ho letto anche le critiche che arrivavano, non lo so, citiamolo, no? Per esempio da Giannini su Repubblica parla di Alba Dorata, quindi facendo riferimento al movimento di estrema destra greco. Io francamente, adesso mi attirerò le... ma tanto l'avevo già detto, francamente ci trovo delle norme di buon senso, non particolarmente xenofobe o razziste o fascistoidi, insomma. Com'è possibile vederci? Ma innanzitutto la ringrazio perché lei è uno dei pochi giornalisti che commenta avendo letto, perché il 99% scrive cazzate senza aver letto una riga di questo decreto. E lo dico a chi ci ascolta, magari è in macchina, in coda, fra una buca e l'altra. Gliene abbiamo letto un po' prima del contenuto. È un decreto che garantisce anche più diritti ai rifugiati veri, che oggi sono mischiati in mezzo a tutta l'altra marmaglia che invece è in giro per l'Italia a far casino, garantisce più sicurezza agli italiani, dà più poteri e soldi alle forze dell'ordine, dà più poteri ai sindaci, inizia parlando di vita reale, non di filosofia, dà più poteri per eliminare i parcheggiatori abusivi, i molestatori fuori dal supermercato, nel parcheggio dell'ospedale, gli accattoni al semaforo, potenzia l'antimafia aprendo 4 sedi nuove e permettendo di assumere 200 persone che gestiscono i beni che togliamo ai mafiosi, potenzia l'antidroga. E sull'immigrazione, tornando alla vita reale, faccio un esempio e ditemi voi se è xenofobia. Fino a ieri i 13 spacciatori nigeriani richiedenti asilo che sono stati arrestati a Potenza stavano qua e andava avanti la loro domanda di asilo politico per mesi o per anni. Col decreto sicurezza un richiedente asilo che commette un reato, che spaccia, stupra, aggredisce, picchia, molesta, rapina, viene convocato nell'arco di 1 o 2 giorni, la sua domanda viene stracciata, viene mandato in un centro per i rimpatri e torna a casa sua. Ora, se io devo essere accondiscendente con gli spacciatori o con gli stupratori, ho sbagliato paese, ho sbagliato mestiere. Ho dimenticato pure il braccialetto elettronico per gli stalker, no? Nella settimana della lotta alla violenza. Oggi con i ministri abbiamo approvato la legge dopo anni di chiacchiere sul codice rosso che dà priorità agli esami delle denunce di molestie, aggressioni domestiche che vedono tante donne essere ammazzate o attaccate con l'acido prima. Abbiamo un problema sulla linea con il vice premier Salvini, quindi ci scusiamo ovviamente, ma cerchiamo di richiamarlo, di recuperarlo. Tanto ci sta già movimento. Ci sono degli elementi, quindi 3775-104-500, mi raccomando, i vostri commenti, già quello che state ascoltando, che avete ascoltato, insomma. Scusa se ti ho interrotto, Luigi. No, non è nella mia era possibile. Tornato il ministro. Un telefono xenofobo, che evidentemente anche lui. Non sarà cinese, no? Attenzione, vi faccio questa domanda. Sì, perché è arrivato un messaggio. Quando uno parla di razzismo è grave essere razzista, perché da vocabolario della lingua italiana razzista significa sentirsi superiore a qualcuno in base alla propria razza. Io non mi sento superiore a nessuno, ma non voglio neanche passare per scemo. Io ospito in Italia donne e bambini in fuga dalla guerra, anzi li ospito con questo decreto garantendo loro ancora più diritti, però tutti gli altri no. È per questo che è contrario alla Global Compact for Migration? Cioè perché i contenuti approvati dal decreto sicurezza sono in qualche modo in contrasto con il Global Compact? Penso, è incredibile, cioè... ragazzi, no? Perché qua stiamo parlando col ministro dell'interno, quindi dovrebbe avere dei telefoni super blindati che comunicano dappertutto. Vuol dire che siamo nella stessa barca, siamo sulla stessa barca, si può dire? No, siamo sulla stessa barca. Allora, 3775-104-500, stanno arrivando una marea di messaggi, speriamo bene. Eccolo qua, io mi aspettavo che il ministro dell'interno avesse un cellulare che funzionava, Salvini. Ma guarda, il cellulare dell'italiano medio adesso lo devo anche cambiare, qua ogni tanto si spegne, ogni tanto si interrompe, non ho capito, però stavo semplicemente dicendo che contesto a questa risoluzione dell'ONU il fatto che tutti gli immigrati siano uguali. E per me chi scappa dalla guerra è un dovere sacrosanto che sia accolto, però non è che se uno scappa perché scappa o viaggia perché viaggia in Italia ci dobbiamo fare carico dei problemi di tutto il mondo, anche perché ricordo che abbiamo 3 milioni di italiani disoccupati e 3 milioni di italiani che il lavoro manco più lo cercano. Quindi se io dico prima agli italiani vuol dire che riservo il giusto spazio
ai pochi richiedenti asilo che sono veramente richiedenti asilo, ma per tutti gli altri non è che posso trovare albergo, agriturismi o appartamenti. Aggiungo, mi ero dimenticato, che nel decreto sicurezza, e questo interessa particolarmente a Roma e ai romani, ci sono procedure più veloci, più serie, più concrete per gli sgomberi di tutti i palazzi occupati abusivamente, le case popolari occupate abusivamente a volte da 20 anni. Con la possibilità anche di intercettazioni in quel caso, vero, che possono essere state utilizzate? Assolutamente sì, anche perché chi occupa una casa che non è sua o un palazzo che non è suo toglie il diritto a qualcuno che invece è in fila da anni e aspetta da anni. Quindi, lei lo sa perfettamente, ecco Ministro, ci ascoltano tante famiglie, no? Ci ascoltano tante famiglie proprio su questo, e a volte c'è una divisione sul tema, perché c'è l'italiano che dice: io sì, ho diritto, avrei diritto ad una casa, però magari la burocrazia è stata così lenta, che fanno? Mi buttano in mezzo ad una strada. Lei lo sa che prima o poi tanto ci si dovrà confrontare con questo tema, no, nello specifico. Poi no? È chiaro che anche negli sgomberi di agire con intelligenza, se c'è il palazzo occupato da clandestini o la casa occupata da spacciatori, parti da quelli, non parti dalla mamma e il papà con due bambini che hanno mille uno problemi. Però bisogna tornare al rispetto delle regole. La proprietà privata è un diritto, bisogna far la fila, e lo Stato, il Comune, deve essere veloce. Quindi il decreto questo dice, non ci sono, io non ho, ditemi voi dove c'è razzismo, xenofobia, fascismo, nazismo in quello che stiamo dicendo. No, io non ce l'ho visto, vabbè, ma comunque insomma, qua lei lo sa, Ministro, Milano, a volte è la forma della la comunicazione che lei ha da sempre utilizzato e che utilizza, e su quella come dire, l'opposizione, posto che anche sull'opposizione molti scrivono, mi pare che non ci sia anche oggi, ad esempio. Sì, mi hanno contentato che sono andato alla Romanina ad abbattere, sì, con la ruspa, salendo con la ruspa e il caschetto, la villa dei Casamonica, ma a me interessa abbattere le ville abusive dei clan mafiosi. E evidentemente non ci posso andare con un mazzo di margherite, con un canotto, con un deltaplano, e secondo me è un bel segnale di riscossa per tutti gli italiani per bene, per i romani per bene, che in una sola settimana abbiamo tirato giù 9 villette dei Casamonica che stavano lì da anni o da decenni. Pensi che l'altro ieri c'è stato qui con noi il suo omonimo, però Renzi, Matteo Renzi, e anche sulla ruspa non l'ha criticato, perché ha detto: anch'io sono salito su una ruspa quando ero sindaco di Firenze, hai visto? Quindi... E allora, va bene, io poi quando mi chiamano sindaci, io non mi interesso se sono sindaci di sinistra, di destra, della Lega, dei 5 Stelle, quando vado in Sardegna e una villa di uno spacciatore diventa alloggio per carabinieri, o quando vado a Palermo e una villa di un mafioso diventa un centro per bambini autistici, io non me ne frega niente di che colore o di che partito è il sindaco. Quindi mi piacerebbe che ogni tanto anche i provvedimenti di Salvini e della Lega venissero analizzati, magari contestati, criticati, ma per quello che c'è scritto, non perché li ha fatti Salvini o la Lega. A proposito, per chiudere il capitolo Roma, due cose. La prima è la richiesta che arriva dal sindaco Virginia Raggi dopo purtroppo ciò che è accaduto a Desire a San Lorenzo. E in quell'occasione, se non ricordo male, lei disse che sarebbero arrivati 257 agenti, e più volte sì, il sindaco Virginia Raggi dice: ancora, sto ancora aspettando di capire quando ragazzi, si arriveranno. Miracoli non ne posso fare. È difficile in 5 mesi recuperare il buco di 10 anni, però confermo che ci saranno migliaia di poliziotti, carabinieri e anche vigili urbani in più a partire dal mese di novembre per arrivare a febbraio. Quindi non fatemi dire se sei il 3 dicembre o il 4 gennaio, mi interessa la sostanza. E aggiungo a chi ci ascolta che nella famosa manovra economica contestata da Bruxelles eccetera eccetera ci sono più di 300 milioni di euro per un piano straordinario di assunzioni di 8.000, ripeto, 8.000 donne e uomini di vigili del fuoco, polizia e carabinieri. Senta, ci può dire che cosa ha detto nella telefonata a Pacini, a Freddy Pacini di Monte San Savino, insomma, che abbiamo ricordato, ucciso? Con lui non ho parlato perché non ho perché qua Repubblica dice: il ministro Salvini telefona al commerciante, pensavo che l'avesse fatto. No, il ministro Salvini non ha disturbato il commerciante, ha avuto il piacere di parlare con la moglie e con l'avvocato. E penso che questo lavoratore italiano per bene debba essere lasciato tranquillo, perché in ogni caso quando vieni aggredito e quando uccidi una persona
non oso immaginare il suo stato d'animo. Però ci tengo a dire a voi e a chi ci ascolta che questo signore da tempo era costretto a vivere, mangiare e dormire nel capannone con la moglie, non a casa sua con la doccia, ma nel capannone, perché aveva subito 38 furti, rapine e tentative di rapina. E quindi se alle 4 di una notte di novembre ti vedi entrare in casa alcuni malviventi che spaccano, no in casa, nel capannone anzi, che spaccano i vetri per fare l'ennesimo furto e temendo per la tua vita, reagisci al buio senza mirare a nessuno e purtroppo, perché non c'è mai da festeggiare, purtroppo uno dei rapinatori, uno dei delinquenti, uno dei ladri finisce morto e oltretutto essere indagato per eccesso di legittima difesa è qualcosa secondo me che non è degno di un paese civile, però siccome non mi pagano lo stipendio per protestare ma per fare, posso garantire che a inizio 2019 arriverà in Parlamento la nuova legge sulla legittima difesa, dopo il decreto sicurezza tocca la legittima difesa. L'8 dicembre è una data importante per la Lega e vede l'8 protagonista dicembre, aspetto, la città di Roma. Aspetto l'abbraccio di migliaia di romani, che devo dire ogni giorno mi commuovono, perché io adoro fare anche due passi, non solo in centro ma anche in periferia, a volte piglio il taxi, a volte piglio l'autobus per la disperazione dei ragazzi della polizia che lavorano con me, però mi piace anche fare una vita normale, nei limiti del possibile. E ogni giorno mi fermano studenti, edicolanti, taxisti, netturbini, autisti. Dai Matte. Io dico che non sto facendo niente di particolare o eccezionale, cerco solo di lavorare tanto e con buon senso. E l'8 dicembre, che è un sabato dell'Immacolata, abbiamo scelto di riempire Piazza del Popolo. Non contro qualcuno o qualcosa, ma per dire grazie a chi ci sta dando fiducia, a Roma e in tutta Italia, e per raccontare quello che abbiamo fatto in questi primi 6 mesi e soprattutto quello che faremo nei prossimi 4 anni. E quindi l'appuntamento è alle 11, abbiamo fatto presto perché poi nel pomeriggio c'è il Santo Padre, quindi non vogliamo aggiungere confusione a confusione, però spero che anche fra chi ci ascolta, non è mai stata una manifestazione di piazza o politica, non sarà una manifestazione politico-partitica, però ogni tanto anche guardarsi negli occhi con mamme e bambini e dirsi grazie, andate avanti, tenete duro, non solo su Instagram, su Radio, su Facebook, su Twitter, ma anche col contatto umano, per me è importante. Lei ha detto non è una manifestazione contro qualcuno, in qualche modo magari anche contro l'amministrazione, immagino che in questo momento c'è, che è quella del Movimento 5 Stelle, tanto più volte gliel'hanno fatta questa domanda e l'hanno fatta anche al sindaco Virginia Raggi. Roma capitale d'Italia potrebbe essere amministrata meglio, lei più volte lo ha detto, è un segnale per i prossimi 2 anni e mezzo, visto che tante persone la fermano e le dicono dai Matte? No, io cercherò di fare tutto il possibile con questa amministrazione per aiutarla a garantire più sicurezza possibile in tutti i quartieri. Non so chi si candiderà in comune fra 2 anni, chi farà il sindaco fra 2 anni. Il mio dovere è occuparmi dell'oggi, novembre 2018. Col prefetto e il sindaco abbiamo stabilito un calendario di interventi in tutte le zone di Roma, a partire dalla Tiburtina, per poi passare a Tor Bella Monaca per occuparci di Ostia. E quindi non vado in piazza l'8 dicembre per candidarmi a qualcosa, già sto facendo il ministro dell'interno, che per me è un onore, certo, e uno sforzo e un impegno incredibile, quindi non fatemi pensare a cosa succederà in Campidoglio fra 2 anni, vedo di riuscire a fare qualcosa di meglio rispetto a chi c'era prima di me, anche per Roma, facendo il mio lavoro. Grazie ministro, grazie, buona serata. Buon lavoro. Vi ringrazio, un abbraccio. Grazie al vice premier Matteo Salvini, le vostre impressioni 3775 104 500.